partiamo da qui. Azionario, indici americani in forte ribasso, opportunità o crollo? Questa è una delle domande che gli investitori si stanno ponendo di più in questo momento, soprattutto chi entra in modo strategico operativo sul mercato. È una fase sicuramente interlocutoria dopo l'anno di record, l'anno è iniziato ovviamente con questi forti ribassi, soprattutto che arrivano dall'America. E allora, come capire come rapportarsi al mercato, Pietro? Ma in questo momento io chiaramente il mio parere legato esclusivamente all'analisi tecnica, quindi alla rappresentazione grafica dei mercati. E io non credo ci siano grandi dubbi che allorquando 5-6 giorni fa è iniziata questa accelerazione ribassista, i mercati nordamericani in particolare abbiano perso delle grandi aree supportive. Quindi dichiarare questo mercato un mercato ancora bullish, toro, per me è assolutamente sbagliato, errato. E sarà molto invece interessante valutare la qualità del rimbalzo, cioè siamo già in presenza di una moderata fase di recupero, per il momento va classificata come un cut degli eccessi, stiamo tagliando via gli eccessi delle ultime due sedute che sono stati un po' troppo aggressivi. Io onestamente ero short due giorni fa sull'eccesso di vendita, mi sembrava non sostenibile e mi sono tirato fuori, ho incassato e pare che abbia fatto bene. Però attenzione, non cambio atteggiamento, il grafico, e mi permetto di condividere certo il mio schermo se volete, sì, sì, il grafico parla chiaro, se noi prendiamo, e per me è uno dei driver assoluti dei mercati finanziari, chiaramente azionari, se noi guardiamo lo Standard & Poor's 500 nella sua rappresentazione attuale, appare direi lampante che lo stesso abbia evidentemente rotto al ribasso un grande supporto dinamico, allora quando qualche seduta fa ruppe area 4600, era un supporto dinamico davvero molto ben caratterizzato da tre perfetti punti di contatto al quarto approccio, peraltro quarto approccio che è arrivato dopo che l'ultimo touch aveva generato una spinta decisamente inferiore alle volte precedenti, e questo era già un segnale tra virgolette di allarme. Il breakout di quel supporto ha drammaticamente compromesso la struttura portante che era assolutamente rialzista dei mercati e l'ha trasformata in una struttura ribassista o nella migliore delle ipotesi laterale. Resta da capire nei prossimi giorni la qualità di questo recupero, perché evidentemente solo un ritorno sopra i massimi storici annullerebbe clamorosamente questo ribasso. Onestamente ci credo poco, il mio approccio rimane lo stesso, così come alla violazione di area 4,6 mi sono trasformato velocemente e direi correttamente da rialzista a ribassista. Un ritorno in quelle zone, su quei livelli di resistenza, quindi io sono dell'avviso che fino a prova contraria, quindi fino a nuovi massimi, fino alla creazione di minimi crescenti, il mercato sia da comprare su questi eccessi in logica speculativa, e qualcosina l'ho fatto ieri, ma è trading puro, veloce, mm-hmm, tutti okay i rischi annessi, sì, ma in termini di portafoglio va venduto sui rimbalzi. Cioè quanto più rimbalza, tanto più si creano i presupposti per entrare nella nuova ondata che secondo me rimane ribassista per ora. Quindi dipende un po' da come si vuole entrare sul mercato, l'hai detto tu, o da trader o da investitore. Cioè, quindi... Io da trader ho comprato ieri pomeriggio, guardo il mio monitor qui a fianco, guardate sì, 400 euro, niente di particolare, ho fatto qualche piccola scommessa rialzista, ma non l'ho fatto certamente con l'ottica di portafoglio di lungo, cioè se questi 400 euro fra un'ora diventano 800, porto a casa e sono felice, non vado a costruire un portafoglio long term. Perché? Perché la mia idea è che il mercato farà i conti, spero in tempi anche abbastanza brevi, non mi dispiacerebbe che il rimbalzo possa proseguire, anche per conflitto di interessi sui miei acquisti, ritengo che il mercato andrà a testare delle resistenze e sarà quello il momento topico del mercato, cioè quando il mercato impatta le resistenze e dimostra che percorso vuole fare. C'è da aggiungere un'altra cosa, Emanuela, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati in maniera palese da una correlazione negativa fra dollaro e mercati, cioè Wall Street è venuta giù come un sasso con un dollaro che mostrava i muscoli. Ora, se non veniamo una inversione seria del dollaro, cioè se il dollaro non cede un po' di terreno, anche questo rimbalzo verrà evidentemente mitigato. È il dollaro in questo momento la variabile chiave, il driver di tutto. Però, ripeto, mantenendo il focus sugli indici, mi sembra palese che oggi parliamo di uno Standard & Poor's compromesso al ribasso. Se andiamo a guardare il Dow Jones, la chiave di lettura è la stessa. Anche il Dow Jones ha perso
la sua dinamica ascendente di lungo, sta provando a rientrare in un canale laterale moderatamente rialzista, d'altra parte un indice che non ha al suo interno tanta tecnologia, quindi è meno volatile, però allora quando dovesse toccare area 35,5, beh, bisognerà fare i conti con la prima resistenza e lì si vedrà che vogliono fare le mani forti. Arrivando al Nasdaq, che oggi peraltro sta facendo un rimbalzone, la chiave di lettura è molto simile a quella dello Standard & Poor's. Il grande supporto dinamico, che peraltro era un perfetto canale parallelo, davvero molto bello da vedere, che andava a ripercorrere la teoria dei Dow, dei massimi e dei minimi crescenti, per la prima volta dopo mesi abbattiamo l'ultimo minimo, quindi creiamo un minimo decrescente, la perdita di area 15,2 è un segnale ribassista. Ora, è ovvio che un venditore smart, intelligente, non vende adesso, vende qua o vende quando arriva il rimbalzo. Chi doveva entrare ha fatto dei bei soldini e li porta a casa molto probabilmente, però l'atteggiamento operativo dei mesi prossimi mi sembra sia coerentemente vendere la forza e non più, come si è sempre fatto negli ultimi mesi, comprare la debolezza. Ok, Pietro, quindi insomma li hai già riassunti un po' nella tua analisi anche i suggerimenti, no? Che sono da tenere un po' a mente in questo periodo, mi sembra. Cioè, Ma ho apprezzato il fatto che tu abbia sottolineato un distinguo che poteva apparire un po', come dire, meno importante di quanto fosse. Bisogna distinguere fra trading, esatto, e investimento. Assolutamente. Oggi il trader ha delle gigantesche opportunità, c'è molta volatilità e chi la sa cavalcare fa dei bei soldi. Oggi l'investitore deve andare a battere in ritirata. Quello la domanda opportunità o crollo è relativa, no? Cioè può rappresentare un'opportunità in un caso e il crollo in un altro, ovviamente con le dovute distinzioni anche a seconda. Dipende da chi ci ascolta. Appunto, ci sta ascoltando un investitore. Appunto. Il mio consiglio è di monetizzare sui rimbalzi, quindi tirarsi fuori dal mercato o comunque ridurre in maniera importante la sua esposizione rialzista. Okay. Se parlo a un trader, ieri si comprava benissimo e speriamo che continui a rimbalzare. Aiuterebbe anche l'investitore per vendere più in alto, quindi alla fine dei conti il mercato non è una partita doppia come si vuol far credere. Ottimo, grazie a Pietro Pacello per questo approfondimento.